La posizione assunta dagli scienziati moderni è che, se anche il manifestarsi di certi fenomeni misteriosi in presenza di medium è un fatto, non vi è prova che essi non siano dovuti a qualche condizione nervosa anormale di quegli individui. La possibilità che quei fenomeni siano prodotti da spiriti umani tornati sulla Terra non deve essere considerata finché l'altra questione non sia decisa. A questa posizione si può fare una piccola obiezione. Indiscutibilmente, il peso delle prove resta a carico di coloro che affermano l'attività degli spiriti. Ma se gli scienziati volessero affrontare l'argomento in buona fede, con il vivo desiderio di risolvere un mistero sconcertante, invece di trattarlo con uno sdegno e un disprezzo poco professionali, non si esporrebbero ad alcuna accusa. È vero che la grande maggioranza delle comunicazioni spiritiche sono tali da disgustare investigatori di una sia pur modesta intelligenza, anche se genuine, esse sono triviali, comuni e spesso volgari. Negli ultimi 20 anni abbiamo ricevuto attraverso vari medium messaggi di Shakespeare, Byron, Franklin, Pietro il Grande, Napoleone e Giuseppina e perfino Voltaire. L'impressione generale che ci hanno fatto è stata che il conquistatore francese e la sua consorte sembrano aver dimenticato l'esatta ortografia delle parole. Shakespeare e Byron sono divenuti degli ubriachi cronici e Voltaire un imbecille. Chi può biasimare uomini abituati all'esattezza o anche persone ben educate per aver affrettatamente concluso che, quando una frode così palpabile si manifesta in superficie, difficilmente si può trovare una verità andando più a fondo? L'avere sbandierato nomi solenni collegati a comunicazioni idiote ha dato allo stomaco scientifico una tale indigestione che esso non può più assimilare la grande verità che giace sul fondo di questo oceano di fenomeni psicologici. Gli scienziati giudicano da questa superficie coperta di spume, ma essi potrebbero, con uguale esattezza, negare che vi è l'acqua limpida nelle profondità del mare se una schiuma oleosa affiora sulla sua superficie. Di conseguenza, se da un lato non possiamo completamente biasimarli per essersi tirati indietro di fronte a ciò che a prima vista sembra davvero repellente, abbiamo il diritto di censurarli per il loro rifiuto di esplorare più a fondo. Né perle né diamanti si trovano sparsi per terra e queste persone si comportano poco accortamente, come un tuffatore di professione il quale si rifiutasse di raccogliere un'ostrica per la sua apparenza sudicia e fangosa, mentre aprendola potrebbe trovare una perla preziosa. Anche i giusti e severi rimproveri di alcuni dei loro rappresentanti più illustri rimangono senza effetto. E il timore da parte degli scienziati di investigare questo argomento impopolare sembra essere divenuto adesso un panico generale. I fenomeni inseguono gli scienziati e gli scienziati fuggono i fenomeni, come ha notato molto acutamente Aksakov in un ottimo articolo sulla medianicità e il comitato scientifico di Pietroburgo. L'atteggiamento di questo corpo di professori verso l'argomento che essi si erano proposti di investigare semplicemente fu vergognoso. Il loro rapporto prematuro e combinato in anticipo era così evidentemente parziale ed inconcludente da suscitare una sdegnata protesta anche da parte degli scettici. La mancanza di logica dei nostri dotti signori contro la filosofia dello spiritismo, propriamente detto, è mirabilmente messa in evidenza dal professore John Fiske, uno di loro. In un recente lavoro speculativo, The Unseen World, il mondo invisibile, mentre dimostra che, per la stessa definizione dei termini materia e spirito, l'esistenza dello spirito non può essere palesata ai sensi,
e così nessuna teoria è suscettibile di prove scientifiche. Egli porta un duro colpo ai suoi colleghi con le righe seguenti. La testimonianza, in un caso simile, nelle condizioni della vita presente, deve restare per sempre inaccessibile. Essa rimane interamente fuori del dominio dell'esperienza. Per quanto abbondante possa essere, non possiamo aspettarci di incontrarla e di conseguenza la nostra incapacità di produrla non fa sorgere la minima presunzione contro la nostra teoria. Considerata in questo modo, la credenza nella vita futura rimane senza conferma scientifica, ma in egual tempo è posta oltre la necessità di questa conferma e oltre il dominio della critica scientifica. È una credenza che nessun immaginabile progresso futuro delle scoperte fisiche potrà in alcun modo impugnare. Se una credenza che non appare in alcun senso irrazionale e che può essere logicamente accettata senza minimamente intaccare il nostro abito mentale di scienziati o influenzare le nostre conclusioni scientifiche. Egli poi aggiunge anche: se adesso gli uomini di scienza accetteranno l'idea che lo spirito non è materia, né è governato dalle leggi della materia, se si asterranno da speculazioni su di esso ristrette dalle loro conoscenze di cose materiali, toglieranno di mezzo ciò che attualmente è, per gli uomini di religione, la principale causa di irritazione. Ma essi non lo faranno. Essi si irritano della coraggiosa, leale e altamente encomiabile resa di uomini superiori come Wallace e si rifiutano di accettare perfino il prudente e restrittivo atteggiamento di un Crookes. Perché siano ascoltate le opinioni contenute nell'opera presente, non possiamo dire altro se non che esse sono fondate su molti anni di studio dell'antica magia e della sua espressione moderna, lo spiritismo. La prima, ancora oggi, quando fenomeni della stessa natura sono divenuti familiari a tutti, è generalmente scartata come un'astuta soperchieria. Il secondo, poiché prove sovrabbondanti impediscono la possibilità di chiamarlo onestamente una ciarlataneria, viene universalmente definito allucinazione. Molti anni di vagabondaggi fra maghi, occultisti e mesmeristi, pagani e cristiani, tutti quanti appartenenti alla magia bianca o nera, dovrebbero essere sufficienti, crediamo, a darci un certo diritto di sentirci competenti per avere una visione pratica di questa dubbia e complicatissima questione. Abbiamo frequentato i fakiri, gli uomini santi dell'India e li abbiamo visti comunicare con i pitri. Abbiamo osservato i processi e il modus operandi dei dervisci urlanti e danzanti. Abbiamo avuto amichevoli relazioni con i maributti della Turchia europea e asiatica e gli incantatori di serpenti di Damasco e di Benares hanno pochi segreti che siano sfuggiti al nostro studio. Di conseguenza, quando scienziati che non hanno avuto l'opportunità di vivere tra questi giocolieri orientali e possono giudicare solo superficialmente, ci dicono che non vi è nulla nelle loro esibizioni se non semplici trucchi di prestidigitazione, non possiamo fare a meno di sentire un profondo rammarico per tali conclusioni affrettate. Sostenere che queste pretenziose affermazioni sono state fatte grazie ad una completa analisi dei poteri della natura e in egual tempo mostrare una così imperdonabile trascuratezza in questioni di carattere puramente fisiologico e psicologico, respingendo senza esame e senza appello fenomeni sconcertanti, è un'esibizione di inconsistenza fortemente intinta di timidità, se non di deviazione morale.